Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono su No Man's Sky, titolo molto atteso. Io veramente ero ansioso di iniziare a fare una serie su questo gioco qui. Negli ultimi 3 giorni sono stato inattivo perché appunto ho iniziato a giocare al gioco. Perché io prima ho voluto un po' esplorare il gioco, capire un po' le meccaniche, come funzionava e come non funzionava. E poi giustamente magari concentrarmi sul fare una serie oppure sul fare un video. Io ancora non l'ho finito, vabbè che io non sono il tipo che prende i giochi e se li fucila, cioè se li rascia a manetta, cioè che non li brucio in 2 secondi e li finisco, cioè metto un giorno fisso e li finisco. E con questo gioco qui sto andando proprio con calma, mi sto concentrando più sull'esplorazione dei pianeti che sul raggiungere appunto il centro della galassia, che credo sia lo scopo della storia. E in questo video vi farò un po' più o meno vedere, insomma, quel che è il gioco in poche parole, cioè faremo una rapida scoperta insieme. In questo caso andremo su questo pianeta qui, che ci si chiama EUNS3 Eikin, ma non lo so, vabbè, ci andiamo subito. Dai, che entriamo in atmosfera, ok. Allora ragazzi, la cosa fighissima di sto gioco è che voi, cioè, andate sui pianeti così come se niente fosse, andate da pianeta a pianeta con una tale semplicità. Cioè, è un gioco veramente fatto bene. Io ho sentito che la critica lo sta torturando per via del fatto che magari alla lunga un po' annoia. Però alla fine non è vero, perché cioè, più ci giochi e più ti prende come gioco, e alla fine c'è, cioè, bellissimo. Allora, io mo su sto pianeta. Mi dice di arrivare lì a Stemporio, credo sia una missione secondaria, va bene, faccio da vedere subito. E niente ragazzi, voi in questo gioco dovrete praticamente esplorare tutti i pianeti possibili e immaginabili, invece riguardante la storia dovete raggiungere tipo il centro della galassia per scoprire cosa c'è. Non mi sto facendo prendere proprio dalla curiosità di andare a vedere cosa c'è e cosa non c'è. Cioè, mi sto più divertendo ad esplorare appunto i pianeti. Tipo, proviamo a scendere intanto per vedere un po' com'è la situazione a terra, perché non so se è tossico, come posso dire, non so se è pericoloso o meno. Allora, la maggior parte dei pianeti, ragazzi, sono molto pericolosi, perché c'è la tossicità, c'è la voglia, ci sono le radiazioni, insomma, c'è un po' di tutto. Qui va bene, dai. Scendiamo qui. Ok. Allora, pianeta isolato, di bioma moderato, Jack stand, Jack che ancora devo capire cos'è. Flora non abbondante, fauna spoglio. Quindi sembrerebbe un pianeta abbastanza tranquillo. Per ora. Adesso vediamo cosa fare. Là già c'è una grotta. Da quel che ho capito, ragazzi, in questo gioco le grotte sono abbastanza utili perché sono piene di risorse in teoria. In questo gioco, ragazzi, va molto di moda il commercio, cioè prendere dei materiali che appunto hanno determinati pianeti e magari rivenderli e farci appunto dei soldi. Tipo, qua ho visto qualcosa, ma non vedo più. Eccolo qui. Tipo questo. È una roba che voi raccogliete e vendete, per esempio. Ci sono molti materiali, ci sono queste specie di rocce giganti che danno un tipo di materiale, poi ci sono delle altre robe tipo che stanno proprio a terra, tipo quei cristalli lì, cioè. Sto pianeta è abbastanza povero da quel che vedo. Perché non c'è. Cioè non vedo. Cioè flora proprio zero, come diceva il rilevatore. Cioè che prendo un altro po' di sto nickel, che da quel che ho capito vale un bel po'. Questo è l'inventario. Secondo me sì, vale un bel po' sta roba che sto prendendo adesso, quindi mi scuserete se evito, cioè, di continuare. Aspetta, guarda lì la sentinella, le bastarde. Ragazzi, c'è una cosa fondamentale di sto gioco, sono queste sentinelle di merda che se voi fate danni o un qualsiasi cosa, queste sentinelle vi prendono e vi menano, così, come se niente fosse. Quindi su ogni pianeta che si va c'è un dominio di qualche fazione aliena, qualche cosa così controllata, cioè che controlla queste sentinelle appunto, quindi quel che dovete fare è non fare incazzare appunto le sentinelle, altrimenti si diventa tipo dei fuorilegge spaziali.
che sta roba qui che sto raccogliendo vale un fottio. Praticamente la moneta del gioco sono come si chiama? Le unità si chiamano. Voi con queste ci fate l'astronave nuova, vi comprate potenziamenti. All'inizio, devo dire la verità, c'è l'inventario che è un po' povero, perché cioè c'è lo spazio molto limitato, perché c'hai 4 di sta roba qui che sarebbero robe di protezione per la vita, lo scudo, queste cose qua. Questi sono i supporti vitali, i propulsori, il jetpack, tutte queste robe. Vabbè, alcune cose servono per l'iperguida. Comunque c'ha 2 inventari. Uno era quello di prima, questo è l'astronave, l'inventario dell'astronave, che voi potete trasferirci la roba sopra così quando volete, a vostra comodità, insomma. E niente ragazzi, cioè voi dovete commerciare, esplorare, fare il più possibile. Ci sono battaglie spaziali, c'è un po' di tutto questo gioco qui. È un perfetto ibrido tra Interstellar e un'unione di svariati giochi. Qui è un sandbox. Sandbox a mio parere sono i migliori giochi che stanno in giro. Poi cioè una cosa importante di sto gioco è che un solo fottuto pianeta è 10 volte più grande della mappa di Fallout 4, tanto per darvi un'impressione di quanto è grande il gioco. Quindi sa, sono 18 quintilioni di pianeti, quindi immaginate. Poverissimo sto pianeta ragazzi, questo è tipo, cioè solo roccia. Non c'è fauna, non c'è un cazzo, ci sono sti crateri di merda. Cioè, il jetpack è una cosa utilissima, io neanche sapevo che ci fosse. Qua non serve. Poi tutte le robe che avete nell'inventario, in questo caso il supporto vitale che stava scalando, cioè è facile da ricaricare, cioè, ricaricare, oddio, l'italiano correggiuto, proprio eccezionale, proprio lui. Vabbè, cioè le robe che dovete ricaricare, cioè sono tranquille proprio, sono facili da ricaricare perché basta prendere, che ne so, le risorse che trovate sui pianeti, tipo come ho fatto adesso col plutonio. C'è un isotopo, con gli isotopi ricaricate tutte le robe, tipo i motori dell'astronave, il supporto vitale, le munizioni dell'arma, perché l'arma non è infinita. Come potete leggere in alto a destra c'è scritto 24% sul raggio minerario. Poi le armi sono tipo intercambiabili, cioè tipo dal raggio minerario che serve per prendere i materiali lo posso far diventare un mitra. Tipo così, guarda, proprio per spaccare i culi a chi non si fa i cazzi suoi, tipo le sentinelle. Perché ci sono alcuni pianeti che le sentinelle giustamente non gli gira bene e te puntano e te menano. Ferro non ne serve. Qui sicuro c'è roba. Peccato ragazzi, perché come questo primo video ho beccato un pianeta che pare privo di vita. Quindi si chiamavamo qualche esemplare. E gli davamo un bel nome insieme. Lo chiamavo Ugo, tanto per cambiare. Ecco, c'è inventario pieno. A questo è quello che mi riferivo prima ragazzi. L'inventario è un po' povero, anzi leggermente povero. Poi ora ho aggiunto sta roba qui, propulsore per Jetpack Sigma, cioè che allunga la durata del propulsore e si frega un altro inventario, un altro slot. Quindi dovrò liberare roba, tipo manderò sto nickel, anzi no, plutonio, nell'astronave. Voi potete mandare tipo i materiali dall'astronave, cioè dall'inventario all'astronave così, premendo piano, proprio una comodità assurda. Ma che figata sta tessera cose rosse. Povero di vita come pianeta, però boh, cioè perché è affascinante. Affascinante già. Oddio, stavo per spezzare letteralmente le corna. Questa cosa, il jetpack è fondamentale in questo gioco, ragazzi. Già, però consumo abbastanza supporto vitale, cioè abbastanza velocemente. Aspetta, vediamolo un attimo. Arrivo fra 4 ore all'emporio. C'è un emporio? Vabbè, mo ci vado. Dove è la nave? Dove l'ho lasciata? Lì. Un brutto di questo gioco, che poi vabbè, magari non è neanche un brutto perché piace farsi le camminate, che praticamente se ti allontani troppo poi devi ritornare all'astronave ed è un po' stressante. C'è questo trucchetto di colpire il nulla con il corpo a corpo. Quando fai il corpo a corpo fai uno scatto in avanti, quindi va molto più veloce a me. Oh cazzo, quello non so, credo sia eridio. E poi cioè dovete anche ripristinare per esempio l'iperguida, cioè per fare i salti stellari, i salti spaziali, dovete ripristinare il carburante. Intanto non è tanto. Cioè dovete ripristinare il carburante dell'iperguida
dovete craftare, insomma, trovare materiali. È abbastanza, non dico difficile come gioco, però cioè ci si deve applicare, insomma. Come gioco non è proprio facile facile. Cioè, vabbè, sì, è tranquillo, però ci sono dei pianeti che veramente mettono alla prova cioè proprio come si dice, l'abilità di sopravvivenza del giocatore. Tipo, mi è capitato un pianeta che... Cazzo, io ho visto un ombra, è stato qualcosa, una nave. Ci sono alcuni pianeti, cioè ho beccato un pianeta che era con le radiazioni altissime, cioè appena sono sceso dalla nave stavo iniziando a crepare. Un stemporio, sono curioso. Su ogni pianeta ci sono tipo delle, come ho detto, delle fazioni, con degli edifici che praticamente sono abitati da alieni. Voi dovete commerciare, entrare in alleanza, scambiare, cioè è abbastanza... Ci sono molte cose da fare, ecco. Che c'è gente che dice che non c'è proprio tanto da fare, ma non è vero, perché voi esplorando, cioè potete esplorare, potete commerciare, potete fare battaglie spaziali con i pirati che arrivano cioè abbastanza spesso, insomma. Quindi il da fare lo trovate sicuramente. Allora, di qua. Un po' lontano sto un po', eh? Sì, è dall'altra parte del globo, quindi bisogna che ci metterò un bel po'. Comunque appena finirò questo video inizierò subito a registrare la seconda parte, perché magari vado su un pianeta più vivo e abitato, perché questo pianeta sembra molto la luna, cioè nel senso che non c'è un cazzo, in poche parole. Il stemporio è in Africa, cioè non posso neanche attivare la turboguida, non l'iperguida, perché ci sono tre modalità di velocità, cioè questa qui che sto usando adesso si chiama turboguida, poi c'è l'R2 normale che va un po' più lento. E poi c'è la turboguida, che è tipo vai più veloce di così, però ti puoi usare solo uno spazio aperto, perché comunque per usarla su un pianeta è troppo veloce. Infatti guarda, ecco il motore in plus, se lo provo ad usare vedi, dice interferenza planetaria, quindi no, posso attivare, il pianeta è troppo veloce e fare una brutta fine. E poi c'è infine c'è l'iperguida, che ti permette di saltare da un sistema solare all'altro. Adesso andrò un attimo nello spazio aperto far vedere come funziona l'iperguida, anche se non la posso fare perché non ho fatto una ricarica di carburante. Oddio, ecco. Come potete vedere cioè lo spazio è anche pericoloso, lo spazio aperto, perché è pieno di asteroidi. Ok, credo di essere già nello spazio aperto. Sì, c'è un colore verde, una colorazione verde in questa galassia qui. E questa è la mappa di gioco, e insomma mi dicevano che era piccola. Questi sono tutti pianeti esplorabili. E insomma, è piccola, insomma, vabbè. Ogni queste cose qui, questi pallini, non sono pianeti. Sono sistemi solari, quindi un solo pallino di questo può contenere anche 10 pianeti con un sole. Quindi immaginate voi quanti fottili di pianeti ci sono. E poi bisogna raggiungere il centro della galassia, che si trova delineata da una linea gialla. Adesso ecco qui. Io sono qui, questa vedi, c'è una linea gialla sottile che si vede. Che sono collegati tra questi pianeti qui, che sarebbe arrivare al centro. Che sarebbe quella luce in fondo lì. E insomma, questa è più o meno la base del gioco. Il sistema che sono adesso l'ho rinominato Sim, giustamente. E niente ragazzi, questo era il primo episodio, tanto per spiegare qualche cosa, le fondamenta del gioco, insomma. E il prossimo video vedrò di caricarlo stesso domani, se posso, appena ho tempo libero. E niente, questo è tutto per oggi. Spero il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mettete un mi piace. E ci sentiamo al prossimo episodio. Bella!